Ciao a tutti e benvenuti nel nostro canale. Oggi vi porterò nel mondo della commedia romana con un'opera straordinaria di Plauto, Anfitrione. Questa tragicommedia mescola divinità, eroi e personaggi tipici della commedia, creando una storia divertente e avvincente. Siete pronti? Iniziamo! Sezione 1. Introduzione e contesto storico. Anfitrione è una commedia scritta da Plauto intorno al 195 anno corrente. Il soggetto mitico si basa sull'adulterio del dio greco Zeus, noto come Giove nella commedia romana, ai danni di Anfitrione. Plauto definisce questa opera una tragicommedia per la sua miscela unica di elementi tragici e comici. Sezione 2. La trama di Anfitrione. La storia inizia con la partenza di Anfitrione per la guerra. Giove, prendendo le sembianze di Anfitrione, seduce la virtuosa moglie di lui, Alcmena. Questo inganno divino è accompagnato dalle divertenti interazioni tra Mercurio, il messaggero degli dei, e Sosia, il paziente e simpatico schiavo di Anfitrione. Sezione 3. Il contrasto tra divinità e umani. Il contrasto tra i personaggi divini e umani crea situazioni comiche e tragiche allo stesso tempo. Mercurio e Sosia offrono momenti di puro divertimento con i loro scambi e inganni, mentre Alcmena rappresenta la virtù e l'onore, inconsapevole dell'inganno di Giove. Sezione 4. L'eredità di Anfitrione nella storia del teatro. La storia di Anfitrione ha ispirato molti autori teatrali nel corso dei secoli. Da Ludovico Dolce con Il marito, a Luis de Camoes con Os Amfitrioes, fino a Molière con il suo celebre Amphitryon. Anche H. von Kleist e J. Giraudoux hanno reinterpretato questa storia, dimostrando la sua duratura influenza nella letteratura e nel teatro. Anfitrione, di Plauto, è una commedia che continua a incantare il pubblico con la sua miscela di elementi tragici e comici. Se vi è piaciuto questo riassunto, non dimenticate di mettere like, iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere i nostri prossimi video. Grazie per averci seguito e alla prossima! Questo riassunto si basa sul Dizionario delle letterature classiche, diretto da Margaret C. Ovatson, edizione italiana a cura di Maurizio Bettini, traduzione di Lucia Beltrami, pubblicato da Einaudi Editore.